Allora, è un'emozione grandissima, soprattutto una soddisfazione personale perché penso di essere la prima donna a ricoprire una carica del genere. E spero di fare del mio meglio, il più possibile, di soddisfare appieno tutte le richieste che arriveranno. E spero di ricoprire al meglio questo ruolo e di fare tante modifiche e comunque di portare tante novità nel mondo del wrestling e del mondo marziale in generale. È una grandissima soddisfazione sia come donna, come mamma, ma comunque appunto come futura lottatrice che spero di intraprendere al più presto. E basta, aspetteremo semplicemente, c'è da vedere adesso i risultati. Ecco, hai già qualcosa in programma, per il futuro, qualche modifica? Allora, innanzitutto comunque farmi conoscere, presentarmi a tutti gli atleti ed essere molto più presente. E poi da lì comunque sarete a conoscenza tramite la pagina e il nostro sito, verranno fuori tutti i futuri incontri e tutte le modifiche che avverranno. Di concreto al momento non c'è niente, però insomma possiamo mettere, ce ne sono idee da buttare giù, ecco. Qual è l'apporto che può dare una donna, una mamma come te, al mondo del wrestling così rude, in qualche modo così maschile? Ecco appunto, proprio perché è molto rude, perché è prettamente maschile. Si può addolcire, possiamo essere un po' più uniti, anziché magari quelle diversità, quei piccoli scontri che succedono tra uomini, cercare di tenere uniti come fa una mamma di famiglia.